In queste ore in via di definizione la lista delle attività commerciali che dal 1 di febbraio continueranno a essere ingresso libero. Oltre ad alimentari, farmacie e sanitari, ci sarebbero anche i negozi di ottica, quelli dove si acquistano pellet o legna per il riscaldamento, quelli in cui si trovano articoli per gli animali, così come i benzinai e le edicole. Esclusi da questa lista sembrerebbero essere i tabaccai, un'intenzione che, se confermata secondo gli operatori, avrebbe ripercussioni negative per tanti cittadini. Sgombriamo subito il campo dal problema demagogico delle sigarette dei gratta e vinci. Se uno vuole comprare le sigarette non ha nessun problema, manda dentro qualcuno in tabaccheria e le prende, così come i gratta e vinci, così come purtroppo spesso fanno anche i minorenni, andrebbe vietato. Il problema è dei servizi essenziali. Per servizi essenziali alla persona parlo del pagamento delle bollette, parlo delle ricariche, parlo delle marche da bollo. Ora, se uno paga una bolletta alle 7 di sera dal tabaccaio e la paga scientemente dal tabaccaio perché sa che in quel caso arriva immediatamente all'operatore, cioè ha bisogno che immediatamente questa bolletta abbia riscontro, e la signorina che sta al banco gli dice di no, come potrebbe reagire? Guardate che stiamo andando a toccare delle situazioni veramente gravi delle famiglie. Ci sono anziani. Anziani vaccinati con 3 dosi che non hanno il Green Pass perché non lo sanno scaricare. A queste persone cosa dobbiamo dire? Ecco, diciamo che probabilmente toccando le tabaccherie e i loro servizi essenziali si va a toccare la carne viva delle problematiche sociali. Non si capisce perché uno possa andare al supermercato ma non può pagare una bolletta. In territori come il territorio abruzzese, in particolare nelle aree interne, tantissimi comuni non sono serviti dalla posta, o se lo sono serviti a intermittenza, per cui questi servizi essenziali come il pagamento delle bollette, le ricariche telefoniche o le marche da bollo possono essere fatti esclusivamente dai tabaccai. Con quale diritto io nego a una persona che vuole pagare una bolletta doverlo fare? E poi la cosa particolare è che nella prima ondata i tabaccai rientravano tra le categorie essenziali. Sì, nella primissima ondata, proprio in piena pandemia, il governo ha protetto proprio la rete dei tabaccai in quanto fornitrice di servizi assolutamente essenziali, come ora. Non si capisce per quale motivo adesso debba essere essenziale comprare un giornale e non pagare una bolletta.